che è effettivamente tua moglie. Quello che noi sappiamo è che è un corpo di donna, corporatura esile, avvolta in sacchi. In questo momento tu personalmente come vivi? Sei venuto sul posto? Ragazzi, però non va bene, dai, non va bene, dai. No, no, dai, dai. Lascia, Sebastiano. Stanno facendo il loro lavoro, anch'io ho fatto questo lavoro qua. Anch'io andavo a fotografare parenti. Ma non va bene, amici. Ma lascia, io sono. È giusto che fanno la cronaca, il loro lavoro, questo è il loro lavoro. Io l'ho fatto per 15 anni e so cosa vuol dire. Vai, vai. No, allora, naturalmente io ti ho chiamato mentre eri in una situazione di televisiva, stai facendo una diretta, stavi raccontando. Io ho lottato, guarda, in questi giorni, avevo le truppe, ho voluto fare a casa, tutti mi dicevano, ma no, qua e là, dopo vengono fuori storie, casini. Vengono fuori storie e casini, capisci? Sentire tutte le campane, tutte le cose, cosa quello fatto così, quell'altro, cioè, ho voluto affrontare la cosa per capire anche, perché rispetto a quelle che sono le dichiarazioni di certe persone. Ascoltami, ti fanno fare il riconoscimento, cioè come vi siete messi d'accordo con la polizia? Non ho la minima idea, perché non so se ho il coraggio, guarda. Ma qui venivate a camminare? Vedi che sono una zona battuta? Perché se loro venivano qua, se a fare le foto. Chiedimelo due. Ma è possibile che con tutte le persone che l'hanno cercata finora non l'abbiano mai trovata? Giubbotto grigio, lo dovreste chiedere a loro, scusa. Secondo te può essere stato portato in un secondo tempo il corpo? Questo lo dovete chiedere a loro. Aveva un giubbotto grigio, sua moglie, ce l'aveva un giubbotto grigio nel suo armadio, nel suo abbigliamento. Guarda, ne aveva un'anta piena di giubbotti, robette, così, non so. Quindi non sa dire se... Dovrei vedere, insomma. Ascoltate, una domanda che la devo fare. Allora, è chiaro che le circostanze con cui è stato trovato il corpo, cioè in un due sacchi neri, ovviamente è difficile da dire. Che schifo, anche. Guarda. Questo fa pensare a un gesto violento, ovviamente, no? Sì, ma chi può aver fatto una cosa del genere? Perché? Capisci? E tutta questa storia che va avanti, l'uscita di casa, senza cellulari, senza borsa. Cos'ha scatenato queste qua? No? Tremendo. Tu cosa pensi? In cuor tuo cosa pensi che sia successo? In cuor tuo? Non ho la minima idea. Scusa un attimo, Daniele, sono sul posto dove hanno trovato, sembra un corpo, ma non so ancora se lei, io spero di no. Buono, dai, ci sentiamo, dai, scusami. Sei la mia nipote preferita, guarda. Ho anche bisogno di te, guarda. Sei sempre emozionato, ragazzi. No, vai avanti, vai, tranquillo. No, ti chiedevo, allora, ovviamente un corpo in due sacchi neri fa pensare, ovviamente un gesto violento. Ti potevi mai immaginare una cosa del genere? Sicuro, dai. No. Anche in tutta la mia carriera. Ho visto suicidi col gas, col tubo, con i cagioni, bruciati, sotto il treno. Ne abbiamo viste, guarda, in quegli anni in cui io mi sono occupato della cronaca, ne abbiamo visto di tutto e di più. Ma una cosa così, veramente distruttiva, per me... Sarà una traccia indelebile nel mio cuore, e penso che non anche più voglia di vivere, però non anche voglia, ma lascia stare, perché per me non c'è più. Lascia stare, non preoccuparti. È vero, Sebastiano. Sì, tranquillo. Grazie, però diamogli una mano. No, lascia.
capisci, questo periodo qua, le uniche persone che mi sono state vicine siete voi. Siete venuti a casa mia, io ho aperto le porte, ho mostrato Andrea la testa, la nostra vita, ho mostrato la nostra vita, quello che noi in tanti anni insieme abbiamo vissuto, abbiamo avuto momenti felici, Natale. Quindi prima ha detto che lei era strana, lasciamo perdere questi discorsi perché adesso è un momento di pensare ad altro. Ma magari cerchiamo di fare le domande giuste, che ci troviamo in un momento particolare. In conseguenza, adesso io spero di non trovare il corpo di Lidia, però sto soffrendo lo stesso, anche se magari non lo so. Comunque, notizie di lei non ce l'abbiamo. Anche oggi sono andato in questura a segnalare una cosa strana che è successa. E questo magari ve lo racconterò già scritto all'amico. Ma ci racconta però questa cosa della telefonata di questa notte? Io ho ricevuto una telefonata stanotte alle 2.39. Alle 2.39, ma avevo il telefono in stanotte è la notte che l'unica volta notte che ho dormito. A un certo punto sono andato a dormire, non so, a fare le 10 di sera, mi sono messo lì, ho sofferto molto perché vicino a me c'è il cuscino di Billy, il suo pigiama, che ho voluto tenerlo vicino a me, e poi mi sono addormentato. Stavo riprendendo un po' le forze di questo. E questo numero qua, io mi sono svegliato la mattina perché mi sono svegliato, ho preso il telefono e ho visto che c'era questa chiamata. Ho detto, boh, sarà qualche giornalista, qualcosa, a quell'ora, chissà. Ho pensato forse anche qualche Sebastiano, posso chiederle una cosa? Stava rispondendo, scusa. Che Liliana ha degli abiti grigi. Lei si ricorda se aveva un vestito grigio? Lei ma gliel'ha già detto. Vestaglia, aveva un affare di tre quarti così, girato in casa. Era grigio, girato in casa. Adesso l'hanno chiamata per il riconoscimento. A me non mi ha chiamato nessuno. Devo ringraziare qua il giornalista che mi ha chiamato. Ho trovato il corpo. Chi ti ha telefonato stanotte? Lei diceva, pensavo fosse un giornalista, però data l'orario era molto strano. Allora ho richiamato. Non ho avuto risposta. Simona, come allora, vedi adesso, è pieno di giornalisti, il marito si è appena recato sul foro. Dai un attimo. Chiediamo scusa a titolo della categoria per il comportamento della collega. No, non ci possiamo. Allora io ho richiamato questo numero, non ho avuto risposta. E a un certo punto ho pensato. E a un certo punto sono andato in questura, ho telefonato in questura, gli ho detto guarda, ho trovato un numero strano, non conosciuto, e lei mi ha detto passa in questura, sono andato in questura, ho fatto una deposizione, ho dato il numero, e dopo mi hanno chiesto delle foto, più che altro dei video che ho dato, e poi mi sono trovato con queste trucche, che ero d'accordo con le oggi, ho fatto un casino perché
ho detto a due truppe la stessa ora, chiedo scusa di questo perché mi sono un po' imbambolato e queste cose qua. Niente, no. adesso abbiamo risolto perché abbiamo fatto una diretta quasi tutte e due truppe hanno fatto la diretta, ho avuto tutte le cose venissero fatte come previsto. Niente, mentre eravamo lì, ero su per la telefonata a fare l'amico, ti ringrazio, l'unico che mi ha avvertito. Io non sono stato chiamato dalla polizia, spero... È arrivata la polizia. Niente, speriamo che... Potete scusare, ci hanno chiamato. Certo. E...